una partnership, quella fra Carlin Boys e Sampdoria, che ormai dura da diversi anni con reciproca soddisfazione. Sì, dura da diversi anni e mi ha fatto enormemente piacere, quando ho avuto la fortuna di rientrare a Sampdoria in settore giovanile, di rincontrare ancora questa società che penso sul territorio Ligure sia una delle migliori, delle più attrezzate. È una società che per noi è un bacino importante, soprattutto per i rapporti e per quello che riescono a costruire e a portare avanti come nome Sampdoria nella zona di Sanremo. In questi stage valutativi è sempre difficile con un colpo d'occhio in una partita capire quali ragazzi potrebbero fare al caso vostro. Sì, è vero, non è mai facile perché cercare di capire in un'ora, in 45 minuti, chi può essere il più bravo o il meno bravo, però diventa importante poi il rapporto che si ha con la società, con chi lavora all'interno della società che spesso e volentieri ti aiuta a sbagliare il meno possibile. Qual è il messaggio da dare a questi ragazzi prima di un appuntamento che sicuramente loro sentiranno come importantissimo? Assolutamente di divertirsi, di prenderlo come un momento di formazione, di crescita, di esperienza, però devono pensare a giocare a calcio e a divertirsi. Presidente, al di là delle soddisfazioni sul campo nei rispettivi campionati, questi ragazzi del 2001 oggi hanno un'opportunità importante. Sicuramente sì, per noi è un onore oggi poter ospitare ovviamente il rappresentante massimo esponente quindi del settore giovanile della Sampdoria, in quanto questo va ad avallare gli ottimi rapporti che ci sono tra le due società che hanno un rapporto di partenariato ormai da tanti anni, dove alcuni dei nostri ragazzi sono già presso la Sampdoria, quindi disponendo noi di un ottimo settore giovanile che è il nostro fiore all'occhiello, anche oggi 2001 hanno un'opportunità di essere visionati dal signore Invernizzi e di conseguenza è anche motivo di orgoglio da parte della società di poter avere appunto questi rapporti con persone comunque capaci e professionisti, in quanto consente comunque alla società di migliorare sempre ulteriormente nel settore giovanile. 26 ragazzi, quelli che stiamo vedendo all'opera, una Carlins che lavora sulla quantità, ma anche e soprattutto sulla qualità. Sì, sicuramente avere 26 ragazzi 2001 alla Carlin, infatti anche nel campionato sono iscritte due squadre, questo sta a significare che comunque l'ottimo lavoro che è stato svolto in questi anni da parte della società e anche un ringraziamento particolare ai mister, perché comunque è poi da loro che ovviamente vengono allenati tutti questi nostri atleti, fa modo ovviamente di poter fare un'amichevole in casa disponendo di giocatori nostri e provenienti tutti dal nostro settore giovanile.